Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Il 14 novembre scorso si è tenuta, come ogni anno, la giornata mondiale del diabete e quindi approfittiamo di questa ricorrenza per parlare anche noi, quindi per approfondire le tematiche che riguardano l'alimentazione e il diabete. Diciamo prima due parole sul diabete. Il diabete in effetti è una patologia metabolica cronica caratterizzata da iperglicemia, cioè l'aumento del glucosio nel sangue. È causata da un deficit dell'insulina, dell'ormone prodotto dalle cellule beta del pancreas, e ne abbiamo tre forme principali: il diabete di tipo 1, che è il diabete cosiddetto giovanile, insulino dipendente, in cui vi è una mancanza totale causata da ragioni autoimmunitarie di distruzione, quindi delle cellule che producono l'insulina nel pancreas. Poi il diabete di tipo 2, che è quello invece non insulino dipendente, che esordisce di solito dopo i 50 anni. È correlato tra l'insulino resistenza e l'obesità viscerale, in cui vi è in un primo momento il tentativo di aumento dei livelli di insulina, e successivamente questo aumento non è in grado di tenere testa, e quindi si ha verso livelli di iperglicemia sempre più elevati. Vi è poi il diabete gestazionale, che è quello che diciamo, insorge durante la gravidanza, in genere nella seconda metà, e che può essere transitorio. Ovviamente, da un punto di vista medico, vi sono i farmaci per poter tenere sotto controllo il diabete, che è appunto l'insulina e gli ipoglicemizzanti orali, però di pari passo va anche la dieta. La dieta è il fulcro fondamentale per quanto riguarda la terapia del diabete, e ha vari scopi: sicuramente quello di tenere sotto controllo la glicemia, di mantenere il proprio peso o forma, quindi di non trovarsi in situazioni di sovrappeso o di obesità, di mantenere anche un idoneo stato nutrizionale, quindi senza avere delle carenze particolari alimentari, e anche mantenere un buono stato sia fisico ma anche psichico, ovviamente perché il diabete è una di quelle patologie che incide molto anche sulla vita relazionale, sulla vita sociale. E come deve essere quindi la dieta di un soggetto che soffre di diabete? Sicuramente deve essere frazionata in 5 pasti giornalieri, quindi colazione, pranzo, cena, e i due spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. Bisogna evitare i digiuni prolungati, e cercare ovviamente con l'alimentazione di evitare dei picchi di iperglicemia o di ipoglicemia. Come fare? Quindi, diciamo, assumere i vari pasti mantenendo sempre le proporzioni tra i vari macronutrienti, quindi carboidrati, proteine e grassi. Ridurre ovviamente il consumo degli zuccheri, e prediligere gli alimenti a basso indice glicemico. Cos'è l'indice glicemico? L'indice glicemico è la velocità con cui aumenta la glicemia nel sangue. Questo ne approfondiremo dopo, parlando appunto di quali sono gli alimenti ad alto, medio e basso indice glicemico. Diciamo prima però, in linea generale, che come per la dieta, diciamo, di un diabetico, è da preferire sicuramente gli ortaggi, la frutta e la verdura di stagione, i condimenti a crudo, i cereali integrali, quindi pane, pasta, riso, sempre nelle forme integrali, i legumi, componendo soprattutto dei piatti unici, abbinando legumi e carboidrati integrali, quindi pasto, riso, un paio di volte a settimana. Sono invece da evitare gli zuccheri, quindi in tutte le sue forme, gli zuccheri raffinati, le farine raffinate, ma anche gli insaccati, alcuni tipi di frutta come l'uva, i fichi, la banana, e gli sciroppi, le bevande gassate, zuccherate, ma anche gli alcolici. Diciamo
dicevamo dell'indice glicemico. Quali sono quindi questi alimenti? Sicuramente quelli ad alto indice glicemico, quindi da evitare, sono quelli che abbiamo detto, a cui aggiungere sicuramente i cracker, il riso brillato, il miele. Quelli a moderato indice glicemico sono invece la pasta, il pane integrale, i cereali integrali in genere, le carote, l'uva. Mentre invece quelle da prediligere, che sono gli alimenti a basso indice glicemico, abbiamo la frutta secca, i legumi, lo yogurt, le mele, le pesche. Ecco, queste sono un po' le conoscenze che deve avere chi purtroppo soffre di questa patologia per poter regolare la propria alimentazione. Ovviamente laddove c'è bisogno si potrà tranquillamente rivolgere a un professionista che gli può stilare una dieta personalizzata. È importante comunque anche far passare il messaggio che ad oggi la vita di chi soffre di questa patologia può essere sicuramente similare a quella di chi non ne soffre. Ovviamente, come per tutti, vale però il consiglio di fare sempre una vita attiva, di abbinare quindi all'alimentazione anche una moderata attività fisica, che per il diabetico è ancora più importante. Io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito di Cilento Channel, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito a scrivere un'email per suggerire argomenti o per fare domande a nutrizionericci@virgilio.it. Vi ringrazio come sempre per seguire con grande passione questa rubrica e ci rivediamo la settimana prossima sempre su Cilento Channel. Ciao!